Mafioso in action su M2O. Bentornati in diretta su M2O. State ascoltando Prezioso in action. Vi ricordo che l'ospite del giorno è Cesare Cremonini, arrivato grazie al nostro direttore Fabrizio Tamburini. Grazie M2O per averci dato Cremonini. Dai, se volete fare qualche domanda a Cesare, chiamateci. Sì, pronto? Ciao, sono Abdul da Dubai. Volevo chiedere a Cesare Cremonini, te, come tanti altri cantanti italiani, sei emiliano. Come te lo spieghi? Te che cazzo te ne frega? Ma parli bene! Cesare? Siamo una terra evidentemente che ha un rapporto con la vita particolare, ecco, perché poi non si può dire che in Emilia Romagna insegnano musica meglio che in Piemonte, anzi, credo che questa sia una valutazione non storica. Quello che invece potrebbe essere giusto dire è che sicuramente l'Emilia è un paese, è una terra in cui si vive bene, si cerca di vivere bene, c'è una propensione verso la bella figata. Su M2O, Preziosi in action. Dai, state ascoltando Preziosi in action. Ma dove siamo? Su M2O. Ragazzi, ma vi rendete conto? Abbiamo oggi pomeriggio Cesare Cesare Cremonini. Ma te lo sei a posto, eh? Diamo spazio agli ascoltatori di M2O. Sentiamo se c'è qualcuno che vuole fargli una domanda. Chiamate. Sì, pronto? Ciao, sono Pippo della Scaldina. Volevo chiedere a Cesare Cremonini ma chi te le fa le copertine? Ciao, siete bravissimi. Ma questo è scemo. Cesare? Noi abbiamo dei partner con i quali lavoriamo, si chiamano Apart, sono dei ragazzi di Firenze bravissimi, molto creativi. Sì. Collaboriamo, cerchiamo di spiegare per un po' di tempo, mentre io sto scrivendo le nuove canzoni, quali saranno i temi, come sarà, come mi sento io anche persino, che cosa sto provando per fare il nuovo album, cosa voglio comunicare, cosa voglio dire di me. Sì. E loro cercano di interpretarlo e poi ci confrontiamo passo a passo finché non c'è un risultato che ci piace. In questo caso siamo andati a botte. Ah, Jack, ma quanto parla? Molto veloce. Marco, poi si mangia le parole, uno stronzo di merda sto qua. Jack! Dai. Prezioso in action su M2O. Bentornati in diretta su M2O. State ascoltando Prezioso in action. Dillo, no. L'ospite VIP di oggi pomeriggio è Silvio Berlusconi. Se volete fargli delle domande, chiamarci. Diamo spazio a... Madonna, oh, ma sta linea! Te, quella cazzo di fibra ottica! No, dicevo, se volete fare delle domande a Silvio, chiamateci! Ma che è? Sì, pronto? Ciao, sono Abdul da Dubai. Volevo chiedere a Silvio Berlusconi ci parli del ex primer Mario Monti. Cazzo ride. Beh, Monti ha avuto 13 mesi per entrarci dentro, ma prima era un professore che lo Stato e l'economia l'aveva vista soltanto da lontano, dal buco del culo. Poi è arrivato lì e ha commesso degli errori veramente incredibili, cioè? Come quello di andare a tassare la figa. Questa tassazione ha svalutato il nostro patrimonio immobiliare, ogni casa ha perso circa il 10%. Su M2O, Prezioso in action! Siete su M2O e questo è Prezioso in action. Puntata speciale oggi. Ricordiamolo. Abbiamo con noi Silvio Berlusconi. Ma vedo che la nostra pagina Facebook è piena di messaggi. E quindi? Leggiamone qualcuno. Bombesia. Vai! Barbara Cologno scrive: papà, vieni a casa che c'hai una certa età. M2O è la radio dei giovani. Gabriele da Napoli scrive: Joe, Jack, non lasciatevelo scappare, fatevi assumere in Mediaset. E poi? Silvia da Latina scrive: dopo questa ospitata voterò per Berlusconi dovunque si vorrà candidare. Silvia, ma ricordiamo i momenti storici del Milan. Noi abbiamo cambiato il calcio con l'avvento di Sacchi e mio. Sì. Abbiamo portato il Milan a giocare entrando in campo sempre per essere padrone del campo e padrone del gioco, e siamo riusciti a mettere lì una squadra, quella con i tre olandesi, che molti ancora oggi giudicano come una delle migliori squadre nella storia del calcio. È arrivato poi dopo il Barcellona. Sì. E credo che siano cazzi. Su M2O, Prezioso in action. Prezioso in action su M2O. Finita la sigaretta? Prezioso in action è tornato. Siamo qui io, Jack, la sua tartaruga bolla e la nostra valletta Bombesia. E poi? E poi? Grazie alla radio che anche oggi ha pagato Vasco Rossi. È arrivato. Bella questa, l'abbiamo scritta insieme.
Andiamo avanti. Vasco, ma come ti spieghi che i ragazzini di oggi cantano ancora le tue canzoni? Mi meraviglio ancora quando vedo dei ragazzini di 20 anni che ai quali piace la nostra versione, che è una canzone che ho scritto 30 anni fa. E quindi dico, ma sono molto contento, però che due palle, sono battute. Cazzo ride. Su M2O, Preziosi in Action. Siete su M2O e questo è Preziosi in Action. Ogni giorno siamo qui, io, Jack, la sua tartaruga bolla, la nostra valletta bombese. E ogni giorno riusciamo ad avere un ospite diverso, perché abbassa quel cazzo di volume. Dai. No, dicevo che ogni giorno riusciamo ad avere un ospite diverso. Dillo, no. Oggi con noi in Preziosi in Action Vasco e Ossi. Bene, 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 bene. Comunque la mia canzone preferita tua è Vita Spericolata. Vabbè. Secondo me è più bella. Ma dicevo, questa è una canzone, infatti, che io che ho scritto già, che però non è che è una canzone, insomma, direi, l'ho detto già, che secondo me è una tra le tre che ho scritto già. E dicevo, adesso che cazzo faccio? Si può dire cazzo? Sì. No, scherzo, scherzo. Prezioso in Action su M2O. State ascoltando Prezioso in Action su M2O. Ogni giorno siamo qui dalle 3 alle 4. E poi l'ospite di oggi in Prezioso in Action è un attore. Jack, trattiamolo bene, per favore. Ma fratello, ma tu c'hai qualche problema? Porca pipì. Dicevamo, l'ospite è un attore, Luca Argentero. E volevo chiederti, tu vai spesso al cinema? Molto spesso, guardo quasi tutto quello che esce, devo dire. Soprattutto i filmoni, i blockbusteroni americani sono fatti per essere visti sul grande schermo. Se tu c'hai Iron Man che ti atterra su sto cazzo, è una cosa pazzesca. Bentornati in diretta. Ma dove siamo? Siete su M2O Bombesia. E dillo, no. Grazie al generoso portafoglio di M2O, oggi Preziosi in Action ospita Luca Argentero, a cui stiamo facendo tante domande. Sei contento, Jack? Sì, dai. Guarda che dopo mi accompagni in aeroporto. Quando? Dopo la puntata. Ma va, sì, figurati. Sì, sì. No, no. Dai, Rinate, è vicino. Senti, vai un po' a fanculo. Te e l'aeroporto, figa. Ragazzi, se volete fare delle domande a Luca Argentero, chiamateci. Oh, ma schifoso. Mi chiama fratello, ma che schifo però. Sì, pronto? Ciao, sono Abdul da Dubai. Volevo chiedere, Luca Argentero, ma è vero che ha lavorato con Claudia Girini? Ma com'è? È vero, com'è lei? Claudia è la migliore attrice di commedia che esiste. Lei è una divoratrice ed è anche una grande esperta di cazzi. Prezioso in Action su M2.